Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. La pausa online è finita, come potete vedere, possiamo riprendere con le letture perché sono rientrata in Italia dopo una permanenza di 3 mesi all'estero. I miei clienti lo sanno, io vivo fra l'Italia e il Centro America e quando mi trovo fuori molte volte non ho la possibilità di fare le pubblicazioni mensili. Ad ogni modo continuo con le sessioni private, quindi sappiate che se sparisco da YouTube sono in ogni caso a vostra disposizione per una lettura privata o per una sessione di coaching. E inoltre troverete presto online anche i video che ho registrato durante il viaggio. Sono dei video che parlano di coaching, di counseling relazionale, quindi vi invito a guardarli perché troverete sicuramente degli spunti utilissimi sulla gestione delle emozioni, sulle relazioni. Ma passiamo oltre. Dato che siete tantissimi a scrivermi, vorrei spiegarvi esattamente in che cosa consiste una sessione privata con me. Dunque, la sessione privata non è una semplice lettura di tarocchi, ma è una vera e propria sessione di life coaching o di counseling relazionale, in base ovviamente a quello di cui avete più bisogno al momento. Ovvero andremo a guardare tramite le carte la situazione dal punto di vista pratico, emotivo e psicologico. Pratico significa che vedremo esattamente che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe accadere nel futuro. Quindi andremo a fare delle previsioni sui potenziali futuri che si manifestano in base alle energie presenti. Dal punto di vista emotivo andremo a guardare che cosa voi provate, che cosa l'altra persona realmente prova per voi, che cosa sentono tutte le persone coinvolte e dal punto di vista psicologico andiamo ad analizzare le dinamiche in gioco e quindi a comprendere perché chi è coinvolto si comporta come si comporta. Dunque, dando un'occhiata al futuro più probabile, noi andremo a cercare la strategia migliore per affrontarlo. Ma voglio che sia chiara una cosa per tutti voi. Il futuro, ragazzi, non esiste. Il futuro lo create voi con le vostre azioni, con le vostre scelte e con il vostro libero arbitrio in qualsiasi momento della vostra vita e della vostra giornata. Quindi quello che noi andiamo a vedere in realtà non è qualcosa che necessariamente accadrà nella vostra vita, ma è semplicemente il futuro più probabile, ovvero il futuro che avverrà in base all'energia del momento se voi non cambiate il corso degli eventi. Le uniche cose sicure del vostro futuro sono gli eventi karmici, ovvero sono quegli eventi che la vostra anima ha scelto di vivere prima di nascere. Sono quelli che vi servono per imparare delle lezioni di vita, che vi servono per crescere, per evolvere. Ma anche in questo caso, nel momento in cui noi andiamo a vedere che un evento ha un'altissima probabilità di avvenire, oppure essendo un evento karmico, accadrà nella vostra vita, ciò non significa che voi siete delle marionette impotenti di fronte agli eventi della vita, assolutamente no, ed è proprio a questo che servono le sessioni con me, a rendervi conto che tramite il vostro libero arbitrio, tramite la vostra capacità di elaborare le cose, la vostra capacità di crescere e di evolvere, voi potete cambiare qualunque cosa non vi piaccia o quello che non si può cambiare perché è karmico, potete comunque trovare davvero la strategia migliore per affrontarlo. Voi siete i padroni e i creatori del vostro destino, non dimenticatelo mai. Voi non siete spettatori che con le mani in tasca guardano gli eventi accadere. Non è così che funziona e non è per questo che io sono qui. Quindi se quello che voi cercate è semplicemente qualcuno che vi dica che cosa accadrà, ragazzi, non sono io, non mi mandate email, lasciate spazio a qualcuno che vuole veramente lavorare su se stesso e migliorare la propria vita, perché quello è il mio lavoro. Io mi occupo di life coaching, ovvero vi dico che cosa potrebbe accadervi e vi dico come gestirlo nella maniera migliore, o addirittura in certi casi come non farlo accadere. Detto questo, sappiate che io risponderò comunque a tutte le vostre email, ma proprio perché siete tantissimi e ho difficoltà ad avervi tutti come clienti, in questo momento vi chiedo un piccolo favore, ovvero quando mi mandate l'email, scrivete anche una breve descrizione della situazione nella quale vi trovate, in modo tale che io possa selezionare fra le varie email quelli che di voi hanno veramente più necessità di iniziare un percorso di crescita personale, piuttosto che semplicemente la curiosità di vedere qualcosa. Per questo motivo vi chiedo di scrivere giusto 4-5 righe, non di più, non mi scrivete temi perché non ho il tempo di leggere tutto, ma se ad esempio voi vi ritrovate da tanto tempo in situazioni che si ripetono ciclicamente, ovvero ripetuti abbandoni che avvengono nella vostra vita, ripetuti rifiuti, ripetuti tradimenti, ripetute situazioni di ingiustizia, ecco, se vi trovate da anni ad affrontare situazioni simili, ecco che si tratta di un nodo karmico che dovete sciogliere.
Oppure, se per esempio all'improvviso vi state ritrovando in una situazione particolarmente difficile che non vi aspettavate e non vedete via d'uscita e non sapete come risolverla, ecco che in questo caso sicuramente posso darvi una mano. Da oggi vi informo anche che oltre alle singole sessioni è possibile acquistare dei pacchetti che comprendono la lettura, l'analisi karmica della situazione e la sessione di coaching strategico. Ovviamente vi manderò tutte le informazioni per email, potete scegliere il pacchetto più adatto a voi. Per quanto riguarda i vecchi clienti, non mi mandate email, voi avete già il mio numero di telefono, mandatemi un messaggio WhatsApp perché la tariffa per voi comunque è diversa rispetto a quella dei nuovi clienti che inizieranno ad arrivare adesso. Quindi detto questo, vi ringrazio per avermi ascoltati, di nuovo ben ritrovati, sono contenta di essere ancora di nuovo qui con voi e vi lascio alla vostra lettura del mese. Grazie e un bacio a tutti. Questa è la lettura per i pesci per il mese di marzo. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso vi invito a guardare le letture di ascendente oppure luna. Se volete invece una lettura privata, inviatemi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Vediamo un po' che cosa sta succedendo per questo mese nella vita dei gemelli. Dunque, a quanto pare l'energia generale è ottima, l'energia che create nella vostra coppia questo mese è ottima, perlomeno esternamente, avete un 10 di coppe, il che significa che questa serenità generale, questa calma che state riuscendo a creare in questo momento aiuta sicuramente a superare qualunque piccola altra difficoltà possa esserci nella relazione. Magari per qualcuno di voi si tratta di una serenità esterna, esteriore, apparente, non reale, non interiore, ma anche in questo caso, appunto, come dicevo, tutto comunque sembra un po' più facile nel momento in cui perlomeno c'è la certezza di avere una stabilità e di poter contare l'uno sull'altro. Per quanto riguarda le vostre colonne, questa è la colonna per il segno dei pesci, questa per il proprio partner. Vi ricordo che le colonne a volte si invertono, quindi qualcuno di voi può rivedere se stesso da questo lato e il proprio partner qui, ovvero la lettura è esattamente invertita rispetto a come la sentirete. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio come voi vedete l'altra persona come un 3 di denari rovesciato, come qualcuno che al momento ha difficoltà a crescere, a fare un passo in avanti, a evolvere, a cambiare qualcosa. Nonostante tutto, appunto, come vi dicevo, la situazione è abbastanza stabile, è abbastanza equilibrata, però c'è sempre. Voi vedete il vostro partner come qualcuno che non cambia, che non cresce, che non è disposto a fare un passo successivo, che non è magari disposto a fare crescere la relazione. Perché di questo si tratta. Oppure per qualcuno di voi si tratta di una persona che lavora troppo e che non riesce a trovare l'equilibrio professionale. Mentre come il vostro partner vede voi come la ruota della fortuna rovesciata, quindi anche per voi è un momento abbastanza intenso nel quale siete magari messi alla prova da varie situazioni interne o esterne alla coppia e queste prove che l'universo vi sta mettendo di fronte comunque vi servono sicuramente per comprendere anche voi qual è la strada giusta da prendere, che scelte è il caso di fare. Magari vi ritrovate, magari il vostro partner vi vede un po' bloccati. Un po' bloccati in qualcosa, incapaci di andare oltre qualcosa che è accaduto, o incapaci di gestire una certa situazione, ma si tratta comunque di qualcosa di momentaneo. Cosa voi provate per il vostro partner è la carta della giustizia, ovvero, sembra che voi abbiate preso coscienza di alcune situazioni in modo molto chiaro e obiettivo. Sembra che abbiate trovato, come vi dicevo, l'equilibrio. Riuscite a vedere il mondo come se fosse un'estensione, scusate, come se fosse un'estensione di voi, come se fosse una proiezione di voi, riuscite a prendervi la responsabilità di quello che accade, di quello che fate, pensate e dite, usate molto la logica, usate molto la ragione, più la ragione che i sentimenti, ecco, in questo momento, e va comunque bene così perché questo vi permette di mantenere un equilibrio anche nel rapporto. Cosa l'altra persona prova per voi è un 7 di spade rovesciato. Ecco che questa persona ultimamente ha avuto l'occasione per riflettere, per ridimensionare le proprie fantasie. Cioè, finalmente questa persona sta scendendo con i piedi per terra, sta capendo come funziona la realtà, qual è la verità delle cose. Entrambi, sembra che entrambi state prendendo proprio coscienza di qualcosa di importante. Vi state rendendo conto di
chi siete l'uno per l'altro, cosa rappresentate l'uno per l'altro, e vi state anche rendendo conto che è responsabilità di entrambi se la relazione funziona o non funziona, e questo è molto positivo. Questa persona in particolare ha come ricevuto un invito interiore o esteriore a rivedere determinate questioni, a riflettere e a cambiare idea magari anche su qualcosa. Questa persona ha imparato una lezione e adesso si muove con più cautela, con più circospezione, magari sta attento o attenta a ciò che accade. Come intanto voi vedete voi stessi come un tre di coppe. Dunque, il tre di coppe a volte rappresenta qualcuno che tradisce, a volte rappresenta qualcuno che poi per tradimento non significa necessariamente avere un'altra persona, ma il tradimento può essere anche il non dire determinate cose, non essere chiari nella manifestare le proprie emozioni, sentimenti. Tradimento può anche essere uscire con un amico o con un'amica e non avere il coraggio di dirlo all'altro perché magari si arrabbia. Tradimento può essere non mantenere una promessa, ecco. Fatto sta che per qualcuno di voi appunto si tratta di sentirsi un po' colpevoli di tradimento, per qualcun altro invece si tratta semplicemente di stare bene, ovvero finalmente avete raggiunto un momento nella coppia nel quale vi sentite bene, nel quale potete gioire di quello che avete, potete finalmente raccogliere i frutti di un lavoro che avete fatto o di un'attesa che è durata a lungo, anche se quello che potete fare a dare al rapporto è comunque il sole rovesciato, ovvero cercare appunto di essere soddisfatti di quello che avete. Nel caso in cui ci sia un tradimento, qualunque tipo di tradimento sia, qua questa carta vi dice che forse dovreste invece accontentarvi di quello che avete nella relazione. Dovete gioire di questo, di quello che avete, delle piccole cose, magari smetterla di lamentarvi senza valide ragioni. Magari siete anche a volte incontentabili, siete troppo esigenti, vi sentite frustrati per cose da poco, non apprezzate quello che avete. Ecco, qualunque sia la situazione nella quale vi trovate, questa carta comunque vi dice, ragazzi, godetevela perché avete effettivamente abbastanza per cui essere felici. L'altra persona vede se stessa come la temperanza rovesciata, ovvero non si sente esattamente in armonia con se stessa o con la situazione in generale. Probabilmente c'è anche un divario fra la realtà e i desideri. Infatti si associa a questa carta, allo scendere con i piedi per terra e accettare la realtà per così com'è. Magari questa persona si aspettava qualcosa di diverso o avrebbe voluto qualcosa di diverso, ma adesso si sta rendendo conto che deve accettare invece le cose così come sono. Per qualcuno di voi questa persona si trova in una fase nella quale cerca di esprimere se stessa senza freni, senza compromessi, in maniera molto schietta, molto diretta, senza curarsi delle apparenze o senza fare attenzione a come vengono dette le cose. Quindi ecco, chi sta da questo lato dovrebbe magari fare attenzione a non essere troppo aggressivo, troppo diretto. Cosa potrebbe fare o dare al rapporto il Papa? Quindi si tratta di essere, di avere fiducia in se stessi, si tratta di avere fiducia nel futuro e soprattutto di dare un senso profondo alla propria vita, seguire un'etica, seguire le proprie virtù, la propria morale, esaminare i propri valori. Cioè, a questa persona dovrebbe importare poco il giudizio degli altri, magari dovrebbe preoccuparsene meno. Ma dovrebbe dare invece una grande importanza alla propria idea di se stesso, di voi e della relazione, quindi ai propri ideali. Per qualcuno si tratta di fare un salto, fare un passaggio in avanti e magari ecco, accettare che la relazione faccia un passo in avanti, che potrebbe essere un matrimonio, una convivenza, un'ufficializzazione, ma un qualcosa di più. O comunque stabilizzare la relazione. Come voi vedete il rapporto, come la carta degli amanti rovesciata, no, il due di coppe rovesciato. Beh, il due di coppe rovesciato, qualcosa in effetti vi manca. Qualcosa vi manca. A volte la vita amorosa passa in secondo piano rispetto a questioni più urgenti, ma comunque l'amore c'è, i sentimenti ci sono, e a meno che non si tratti proprio di un tradimento, perché purtroppo qualcuno di voi c'è dentro.
Per gli altri si tratta solamente di avere un po' più di pazienza verso se stessi e verso l'altro, riconoscere più il positivo. Infatti, l'altra persona, come vede il rapporto, come un redicoppe rovesciato, anche qui c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non riesce a manifestarsi appieno. Sembra che dopo una fase un po' difficile voi stiate ritrovando un equilibrio, e in questo caso è solo una questione di tempo. Cosa intanto voi vorreste dal rapporto? Il 7 di bastoni, l'altra persona vorrebbe l'8 di spade. Dunque, questa persona, il vostro partner, vorrebbe. Il vostro partner vorrebbe un po'. È brutto dirlo, ma l'idea è quella di tenervi un po' in gabbia, tenervi un po' chiusi. Se si tratta di tradimento e se si tratta di qualcuno che ha il dubbio di essere stato tradito, questo è legittimo ed è molto comprensibile perché vorrebbe che voi restaste a casa, è chiaro, è chiaro. Se non si tratta di questo, comunque è una persona che magari per via di una forte insicurezza momentanea, vorrebbe essere sicuro e tranquillo che voi non facciate, cose che non dovete fare, che voi non sforiate. Però ecco, sì, si tratta un po' di volervi tenere stretti, di volervi tenere chiusi. Voi invece quello che vorreste è alzare i vostri paletti. Il 7 di bastoni è mettere delle distanze, mettere dei limiti fra voi e l'altro, imporre un po' più le vostre idee. Cosa dicono gli angeli? La grazia, l'aiuto inaspettato viene dal cielo. Beh, non sembra che voi abbiate, almeno la maggior parte di voi non sembra che abbiano realmente bisogno di aiuto, però ecco, per quelli di voi che invece ne hanno, state sereni perché comunque avverrà qualcosa che porterà a muovere l'energia in un modo favorevole. Favorevole non significa favorevole a voi, ma favorevole alla relazione, quindi potrebbe comunque accadere qualcosa che smuove le acque e che vi porta a dover affrontare magari un certo argomento, una certa discussione o a cambiare un po' le cose. Ad ogni modo, se volete una lettura privata o una sessione di coaching, potete inviarmi un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.